Bella ragazzi, qui Lele, bentornati su Trial Gamers. E oggi siamo qui con il tredicesimo episodio di Outlast. Eravamo rimasti in questo punto, ragazzi. Alessio non c'è più, la Fesca ma neanche. Ma ragazzi, tranquilli che ne vedremo delle. Che cazzo è? Cos'è? Scusate ragazzi, ma non sono riuscito a trattenere lo starnuto. Che diamine è? Che ragazzi. Non c'è qualche batteria qua perché. Ce ne abbiamo 4, anzi 5, compresa quella dentro. Ma comunque cercare ba. Quanto sei bello. Ok ragazzi, vediamo dove bisogna andare. Di qua c'è una porta, raga, ma. Vabbè, per fortuna c'è luce, per carità, però. Non mi convince moltissimo, dato che c'è del sangue per terra. Ragazzi, chiudiamo qua la porta per sicurezza, perché non vorrei brutte sorprese. Assolutamente. Sento un telefono, raga. Questo qua probabilmente. Sta diamine di telecamera, ragazzi, che si è spaccata lo schermo. C'è sto cavolo di vetro rotto che. Da un fastidio allucinante. Ok. Però ragazzi, per carità, è veramente realistico, cioè realistico che si sia rotta così. Veramente figo. Però preferivo quando era. Nel senso. Nuova. Ok. Ragazzi, c'è un armadietto aperto. Ok. Non è più aperto. Ok. Ragazzi, c'è qualcuno dentro. Vabbè, ti lascio qua io, non mi interessa niente. Ok, ragazzi. Non mi convince moltissimo che c'è una porta che di sicuro è chiusa perché. Infatti. Ok, ragazzi, ci sono delle scale. Sti diamine di interferenze mi fanno veramente prendere i colpi ogni volta. Ok, qua c'è una porta, però prima io andrei di sopra a vedere cosa c'è. Ok. Qua penso si possa passare di sotto. Qua c'è un'altra porta, ragazzi, che è chiusa. Quindi andiamo, ragazzi, passiamo qua di sotto. C'è una batteria scarica, maledizione. Ok. Ragazzi, penso che siamo nella sala del cinema, cioè la sala di proiezione. Qua c'è una batteria, per fortuna. Ok, ragazzi, ricarichiamo. Porca puttana! Troia merda! Ma vaffa gara, sì. Vaffanculo. Ragazzi, cioè no, ma per. Ok, raga, non mi fa neanche aprire più la porta, sto maledetto. Raga, c'è una chiave qua, sul tavolo. Devo assolutamente entrare in questa stanza. Però da qua non posso. Ok, opterei per andarmene, raga, che cacchio di colpo che mi è venuto. Ragazzi, c'è qualcuno che scappa. Penso sia. Sta porta aperta, prima non era aperta. Penso sia lo stronzo che mi ha spaventato. Perché sta scappando? Dovrei scappare io dopo lo spavento che mi sono preso. Aspettate, raga, non mi convince tantissimo, però. C'era del sangue prima sullo schermo. Che raga, qua c'è da fare James Bond. Perfetto. Ragazzi, facciamo veramente attenzione perché. Non mi vorrei prendere un altro infarto, ma di sicuro ce ne saranno altri perché. Ragazzi, è Outlast. Non può essere da meno. Non si vede un cazzo senza infrarossi. Non si vede veramente nulla. Ragazzi, penso che debba saltare. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo dentro la stanza. Perché adesso la porta è aperta? Dannazione. Io non ti faccio niente, prendo solo la chiave che mi interessa, ok? Non ti faccio nulla. Ok,
ragazzi, qua siamo nella sala proiezione. Devo fare qualcosa con la... No. Non devo fare nulla. C'è qualche batteria qua? No? Perfetto, ragazzi, io adesso opterei allora di andare... Tornare indietro e andare di sotto, dove non eravamo andati prima. Ovvero di qua. È chiuso. Bene. Ragazzi, non so. Ok, documenti. Non so veramente dove andare. Cos'è sta roba, raga? Una lampadina, pensavo fosse qualcos'altro. Vabbè, ragazzi, leggiamo un attimo i documenti che abbiamo raccolto. Mamma mia, quanti ragazzi, quanti ne abbiamo raccolti. I sogni di Billy. Ok, ragazzi, vi do 5 secondi per leggere. Cioè, per mettere pausa a leggere. Fascite necrotizzante. Che cacchio. Vabbè. Ok, ragazzi, note ne abbiamo per caso? No, ok. Bene, ragazzi. Andiamo avanti, però non so minimamente dove andare. Qua è sempre chiusa. Quella chiave che abbiamo preso, a cosa serve? Non ne ho idea. Ragazzi, ricarichiamo la batteria perché sento qualcuno che sta sfondando. Ragazzi, ho sentito qualcuno che sfondava una porta. Una porta. E non mi piace. Aspettate, io da dove sono venuto? Qua era chiusa prima però. Ah, ecco la porta che hanno sfondato, raga. Ok, qua sono delle scale. Qua anche. Qua c'è un bellissimo cadavere. Qua è chiusa, ringraziando il Signore. Qui ci rimane solo da andare di qua. Ok. Ragazzi, un po' di luce finalmente. Io qua chiudo perché non si sa mai. Un po' di luce finalmente. Ma perché non mi sto zitto, maledizione? Ok, ragazzi, sono delle stanze poco rassicuranti qua, eh. Cosa serve questa stanza? Non ne ho idea. Non ne ho la più pallida idea. Chiudiamo. Ragazzi, cos'è sta canzone fastidiosissima? Che ansia. Qua è chiusa. Ok. Ragazzi, questa sembra la hall dell'inizio. Anzi, forse è la hall dell'inizio. Infatti, ci troviamo sopra, ragazzi. Raga, sta canzone mi ha rotto le scatole. Ragazzi, è il maniaco. È uno dei maniachi col piripillo di fuori. Di maniaci, non dei maniachi. Salve, vedo che c'è ancora il piripillo di fuori. E vedo ancora che non si è fatto operare le orecchie perché sembrano due parafanghi. Madonna quanto è brutto, veramente. A cosa le serve quel macete in mano? No, no, ok, no. Io me ne vado perché. Allora, cappella, recreation hall, library, lobby. Ok, ragazzi, speriamo che una di queste aperta. Ok, ragazzi, la chiave serviva per aprire questa. Magno, io me ne vado. Perché non siete per niente ospitali. Fate, siete veramente dei maleducati in questo manicomio della cippa. Ok. Fall of the blood, ragazzi. C'è una freccia che mi indica di sopra. E io ci vado, ovviamente. Ragazzi, chi era quello? Markov Corporation, mandate non so dove. Ragazzi, c'è un ascensore. Ti serve una chiave per usare l'ascensore, ti pareva. Ragazzi, qua è aperto. Una cucina. L'ultimo ricordo che mi ha lasciato una cucina non è stato per niente bello. Ok.
C'è qualche batteria in cucina, non penso, però controlliamo lo stesso. Infatti mi sa che non ce ne sono. Entra, raga. Carichiamo un attimo la batteria. E ragazzi, andrei un attimo a vedere però di qua cosa c'è. Ok, chiuso. Di qua? Anche perché abbiamo visto quello. Ok, quindi l'unica via di là. Ragazzi, ci sento dei rumori veramente bruttissimi. Ragazzi, è chiuso da tutte le parti, quindi l'unica via è questa. Ragazzi, cos'è sto organo? No, no, è bruttissimo. Ok, raga. Ok, raga. Veramente poco rassicurante. Ma perché ci devono essere i tuoni in sti momenti? Scusi. No, io non mi avvicino più. No, no, io non mi avvicino più alle persone girate perché ho avuto brutte esperienze. Ok, guardo se c'è un coltello in mano. Ma non c'è niente. Voldemort! È lui! Colui che non deve essere nominato. Ok ragazzi, non mi fa niente. Sì, è bello vedere le gocce d'acqua che calano dalla finestra. Non ti disturbo. Vado avanti io. Vado avanti e non ti disturbo, tranquillo. Ragazzi, ricarichiamo sulle nate batterie. Me ne rimane una. Anzi, due più quella. Ok, ho sentito un rumore, è stata la mia immaginazione, non lo so. Qua è chiusa, dannazione ragazzi. Dannazione. Questa è semiaperta. C'è qualcuno? Permesso? Batterie? No, eh? Grazie. Ragazzi, spero veramente che questo let's play vi stia piacendo. E mi raccomando, iscrivetevi ragazzi, dobbiamo crescere. Crescere, super crescere. Crescere come la paura che mi sta assediando lungo tutto questo let's play. Ok ragazzi, qua c'è qualcosa? No. Qua c'è una strettoia. Però prima di andarci ragazzi controllo questa stanza che non ci sono entrato. Ragazzi, cos'è sto rumore di organo? Chi è che suona l'organo? Batteria. Meno male ragazzi. Ok. Oddio, non l'avevo visto questo. Ragazzi, mi sono annotato qualcosa. Ok, cosa sta facendo? Ma che brutto braccio che ha, ragazzi. Sta pregando davanti a un televisore a quello di The Ring. Perfetto, ragazzi, vediamoci un attimo cosa ci siamo annotati. Di nuovo la visione. Un paziente inginocchiato in preghiera. Forse si è bevuto le cazzate di Padre Martin. Forse sente quello che sento anch'io, ma più chiaramente. Forse è il modo per andarsene da qui. Il prete l'ha chiamato il Vangelo di sabbia. Il prete l'ha chiamato il Vangelo di sabbia. Ma che cazzo? Che ragazzi, più vado avanti, più non ci capisco niente. Cioè, mi sembra di impazzire. Ovviamente. Chiudiamo sta maledetta porta. Almeno non disturbo quello che sta pregando. Ragazzi, qua c'è una strettoia, io ci andrei. E c'è un altro che prega. C'è un altro che sta pregando. E non mi convince, ragazzi. Chiudo anche questa. Ah, ma questo è quello che era passato, o sbaglio, perché c'era la porta di vetri, quindi era, quello era quello che, cioè quello che pregava era quello che si era, che stava camminando. Ragazzi, un cesso. Vediamo se c'è una batteria, qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. A cosa serve sto bagno? Ok ragazzi, qua ci sono un po' tante stanze. Tutti che pregano ragazzi.
Ma che diamine sta succedendo? Io non vi disturbo, buona preghiera. Ok. Raga, tutti che pregano, ma che diavoli sta... Cioè, è inquietantissimo. Cioè, cos'è? All'improvviso il manicomio si è trasformato in un monastero. Ok. 10 dollari... 10 dollari. 10 euro che c'è qualcuno che prega. Infatti. Guarda, ragazzi, entro solamente qua per vedere se c'è qualche batteria che mi potete dare. Non voglio disturbarvi, quindi chiudo un'altra volta la porta. Ragazzi, qua c'è una finestra aperta però. Minchia, che colpo. Sti tuoni. Ok. Ragazzi, qui lascio aperto perché c'è una via. Penso perché c'è la finestra aperta. Però controlliamo anche queste porte. Queste stanze. Ok. Ragazzi, c'è la batteria out. Non vedo niente. Cioè, vedo scurissimo. Ragazzi, ultima batteria. Sono veramente, anzi no, penultima. Sono veramente inguaiato, con le batterie. Documenti, raga. Ok. Documenti, voglio batterie, però non documenti. Dannazione. Documenti. Il Vangelo di guida. Perfetto. Sono un indegno supplice. In cui l'unico modo di servire il nostro Signore è nutrirlo. Prendimi, War Rider. Cioè, raga, quindi questi qua adorano, cioè, nel senso, pregano il War Rider, da quanto ho capito. Ma siete malati di mente. Cioè, pregate un demone fantasma che cioè, balbetto anche. Cioè, che infesta questo posto maledetto. Veramente, batteria. Cioè io pensavo che pregavano Dio, perché quello è un prete, cioè un finto prete, quindi pensa che ne so. No, pregano il War Rider, ragazzi. Inquietantissimo. Questo è un vicolo cieco, perfetto. Ragazzi, torniamo in quella stanza che ho lasciato aperta, ovvero questa, dove c'è una finestra. Chiudiamo, ragazzi. E andiamo, ragazzi. Devo buttarmi di sotto cosa? Ah no, ok, devo fare James Bond. Vabbè, devo strisciare su questo cornicione. Ok, ragazzi, c'è un'altra finestra con un altro che prega, ovviamente. Non poteva essere altrimenti, qua faccio una bella doccia. Ok. Eccoci qua, raga. Sento delle campane, sento dei rumori, ragazzi, bruttissimi. Che diamine sta succedendo? God hate sickness. Ok, raga. Cosa sono queste campane? Ma siamo veramente cioè, andati in un monastero adesso. Cappella, ragazzi. Oddio. Ragazzi, ci sono croci col sangue. E la stessa. No. God hates money. Dio odia i soldi. Raga. Che diamine sta succedendo? Dove siamo? Qua è chiusa. Qua anche. Raga, mi sto un po' spaventando. Raga. Ragazzi. Salve. Allora, raga, cazzo sta succedendo? Ragazzi, sono gli stupratori, quei piripiri di fuori. E ce li ho un centimetro dalla faccia. Ragazzi, non fatemi del male, non voglio farvi niente. Per carità di Dio. Ma che cazzo? Raga, è Padre Martin in crocifisso! Ma che diavolo sta succedendo? Raga. Il mio compito, solo tu potrai fuggire per raccontarlo. Le promesse dei profeti è sempre stata una sola, la libertà dalla morte.
Raga! Vale, registrerai la mia risurrezione. Non sei più in pericolo. Ho riparato l'ascensore, ti condurrà alla libertà. Tutti noi saremo liberi. Raga, ora figlio mio. Raga! Qua c'è la chiave. Chiave dell'ascensore. Raga, l'hanno... Ma voi siete malati, raga! Via! Mandate a cagare! Raga, fuggi, fuggi, fuggi subito! Dove devo andare? Cioè, raga, l'hanno messo a rogo crocifiggendolo, ma che... Dove devo andare? Di qua! Ok. Raga, non mi aspettavo nulla del genere. Dove diavolo? Ok, c'è una botola. Non mi aspettavo veramente nulla del genere. Padre Martin è morto, convinto di risorgere. Ma quello è malato, quello è morto proprio. Raga, ci ha detto che siamo liberi, che ci ha dato la chiave per la libertà. Quindi penso che riusciremo, spero, a uscire da questo manicomio una volta per tutte. Cazzo, l'ho preso! Raga, ce l'ho preso! Dove devo andare, raga? Oddio! Ultima porta presa! Che dia... Raga! Raga! Ah! Via! Roberto, vai, vai, veloce! No, raga, mi sono fottuto! Sotto il letto, sotto il letto! Raga? Ragazzi! Mio Dio! Ok, ragazzi, vi lascio qui per questo 13° episodio. Vi lascio sulle spine. E speriamo di sopravvivere. Bella, ragazzi, scrivete e commentate se vi è piaciuto. Lasciate un bel mi piace. E ci vediamo al prossimo episodio. Bella, ragazzi!